Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Leggero ritardo oggi. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno a Mauro Twitch, a Soggo, a Clo, a Enigmista Triestino, a Gwenfar, a una ragazza qualunque. Oggi è cominciata malino. Brutte notizie, non vedo l'ora di distrarmi un po'. Mi spiace, Clo. Immagino brutte notizie legate al problema comune a tutti. Mi spiace molto. Buongiorno a Sir Mammy. Ho dimenticato qualcuno. Buongiorno, vabbè, basta, buongiorno a tutti. Chi non l'ho salutato, non l'ho salutato. Intanto vi prendo il caffè. Scusate il leggero ritardo, ma il computer ha deciso poco prima della live di dirmi hard disk pieno! E allora ho dovuto svuotare l'hard disk. C'è una tazza semi-invisibile, va bene. Speriamo che non coli fuori tutto il caffè. Io a lavare dei piatti, capisco, come avete passato la mattina, io a lavare dei piatti, che spuntano come funghi. Purtroppo, Gwenfar, bisogna magnà, non è che si può non magnà. Allora, oggi andiamo avanti con Lake Root, la serie di Lake Root, col secondo episodio. Giusto? Siete contenti che facciamo Lake Root? Alla fine deciso di proseguire con Bofuri. Sì, l'ho finito Bofuri. Finito, finito. Carino, leggero, niente di. Era lo sciacquacervello che mi immaginavo fosse, va bene, andava benissimo così, era una roba leggerissima. Ho letto un interessante articolo sul perché questo tipo di giochi non potrebbero esistere nella vita reale. Devo, magari ve lo giro sul gruppo dei sub se mi ricordo, se non se vi interessa, se no ricordatemelo. Parla proprio della differenza di design, del avere un protagonista e avere invece 1 milione di utenti, che ognuno deve essere il protagonista. Essenzialmente si incentrava su quello. Allora, vediamo se riusciamo a lanciare Lake, Rusty Lake Roots. Piripi, piripi. Per ora non lo vedete, ora lo vedete. Se faccio così, mi si stringe. Perché vi si stringe? Che cosa sgradevole. Allora, vediamo se posso. Ok, già meglio. Tac! E ora lo vedete. Perfetto, ho vinto. Voi tutto bene? Mi sentite? Mi vedete? Tutto a posto? L'audio è a posto? Non c'è la musica? Adesso c'è la Rusty musica. Lake, spring, È partito subito così. 1860. Rusty Lake, James Vanderboom arrived at 1960. Rusty Lake. James Van His der uncle Boom had arriva a just Rusty passed Lake. away Suo under zio è appena mysterious mancato dopo circumstances. James, his circostanze uncle's only misteriose. heir. E l'unico erede di He suo had no zio idea of the events non that would aveva change his idea degli life. eventi che avrebbero cambiato la sua vita. Va bene. Perfetto. Allora, siete pronti? Come sempre, le regole sono le stesse, cioè se l'avete già giocato potete parlare solo se vi chiedo aiuto. Se invece non l'avete già giocato e quindi siete in blind run come me, tutto quel che mi dite io ci provo. Markur, buongiorno. Ok? Ecco, sempre le stesse. E ora cerchiamo di risolvere il problema di Rusty Lake. Drag to move left or right. Ok, uno scrolling tipo clicco sul cane. Clicca sulle freccette per tornare indietro, va bene. Dove va? Va bene. Un annaffiatoio. Cominciamo dalle basi. Una valigia. Trascini i numeri, ma non li so. Anche se è la mia valigia, non li so i numeri. Però una lettera qua.
Caro James, mi piace informarti che tuo zio è morto. Ti ha lasciato la sua casa e un seme molto speciale. Piantalo e inizia la tua famiglia. Come inizia la tua famiglia? 572. Torno dopo, dottore. Adesso faccio la cosa qua. Allora, 5, 7, 2. Tac. Si apre la valigia, grazie. Una scatoletta con un seme che ora posseggo e un osso. Direi che l'osso possiamo darlo al cane. Con l'osso posso piantare il seme. Ok, adesso suppongo di doverlo innaffiare, quindi dover andare a sinistra, attaccare l'annaffiatoio al pozzo, girare la manovella, ritirare sulla manovella, recuperare il coso pieno d'acqua e annaffiarlo. James, clicca sull'albero per farlo crescere. Primavera del 1860, la casa. Questa è particolare. Chi non ha un osso in valigia, esatto, io sempre. Se sposti la cam, vediamo tutto l'inventario, altrimenti il primo oggetto è coperto. E allora mi metto di là. E facendo questo, devo riallargare la finestrella. Non così. Non così. Facciamo così. Ah, ecco perché. Ho capito. Ok, ce l'ho fatta. Tu avrai creato tutto questo problema, non è un problema. Dicevamo, alcuni oggetti puoi trascinarli. Tipo. Mi rendo conto che non ci arrivi, ma era palese anche se non fai il saltello che non ci arrivi. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo qua. Abbiamo dei vasi, un lombrico, grazie. Una preziosissima diamante, che non so perché tenessimo nel vaso in cortile, ma va bene lo stesso. E qui ci va il diamante. C'era lo gnomo. C'era uno gnomo. Adesso guardo lo sgabello. Guardo subito. Questi qua in teoria vanno qui. Giusto? Poi capiamo in che ordine. Anche perché se no non entriamo a casa nostra. Non volevo far questo. Volevo uscire da qua, grazie. Lo sgabello posso trascinarlo. Tac! E non basta. Giusta l'idea, ma non basta. Ora ho un bastoncino che potrò sicuramente dare a lui. Ce l'ha fatta. Un uovo. Tenga il verme, signor Corvetto. Vada via e mi dia la gemmina.
Ora, in che ordine vanno messe secondo voi le gemmine? In un ordine a caso. Perfetto. Se arrivi di là di per i diamanti, non entriamo più in casa, esattamente. Buon appetito, ragazzi, qualunque. Zero Twitch TV, il vaso rovesciato. In che senso il vaso rovesciato? Il vaso rovesciato. Ah, sullo sgabello, ok, perfetto. Quadrettino. E siamo alla stanza dopo. Estate 1860, lo zio. Allora. Qui c'è un ciocco di legno. Qui c'è un posto con dei tasti che possono essere premuti e delle manine rosse. Bello, pulire casa no, eh. Qui c'è un vaso d'acqua. I fratelli Van der Bloom. Che ci danno una chiave e una serie di vasetti. E una scritta quassù. Va bene, per ora prendiamo atto di questa cosa. La chiave la usiamo subito qui. Ma non serve. Scusi. Ah, bisogna prima settare l'ora, esatto, e poi si aprirà l'orologio. Poi dei cassetti, gli immancabili fiammiferi che riciclano. Arson, buongiorno. Un'accetta. Un'accetta. E qui abbiamo un camino da accendere, direi a occhio. Quindi andiamo qua, usiamo l'accetta sul ciocco di legno, raccogliamo la legna, mettiamo la legna qua dentro, la accendiamo e recuperiamo la chiave. Perfetto. Per ora tutto logico. Questo si è addormentato. Dorma, dorma, che io intanto faccio delle cose. Ok, allora prima fila la terza, terza fila la seconda. Questa. Un medaglione. 8,25. Quindi tu vai sulle 25 e tu vai sulle 8. Lo zio. Giustamente lo zio. Giustamente. Ciao Sogo, buon pranzo. A dopo. Ecco dove è finito lo zio.
Bene, e l'ultimo indizio che abbiamo è questo dipinto qua. Con. Siete nel mio genere. Cosa ho appena visto? Cosa hai visto? Mi sembra strano di dover prendere tutta sta roba. Può essere, eh. Però, cioè, o facciamo a pezzi lo zio. Ma non posso, vedi, fare a pezzi lo zio con l'accetta. Qui sogna una tipa. Ah, ok, bastava cliccare sul cuore che era l'obiettivo della, del livello. Perfetto. Ok, abbiamo delle, abbiamo fatto 3 stage su 33. Perfetto. Cominciamo con la donna. Trovare l'amore. Cosa stai leggendo, uomo? Niente, vuol scrivere un biglietto. Un fazzoletto. Lei pensa, lo amo. Io ho paura di cliccare su cosa pensa lui, ma va bene lo stesso. Allora, la rosa può venire con noi. La piuma può venire con noi. Due piume. E il corvo non ci lascia la chiave che ha sotto le grinfie. Hai cosa limitato a questo? Gli copro la testa? No. La rosa, va bene. Lei snuffia la rosa. E comincia a sanguinare perché se l'è messa troppo in profondità. Tenga il fazzoletto. Fazzoletto insanguinato. Signor Corvo, lei vuole il fazzoletto insanguinato? Direi di no. Questo è chiuso chiaramente. Le spine, signorina, non se le mettono nel naso, esatto. Allora abbiamo due piume. Posso provare a dare a lei le piume? Non le può mettere nel cappello. E un fazzoletto insanguinato. E che cosa ce ne facciamo? Ok. Ok, per scrivere. Mi vuoi sposare scritto col tuo sangue? Lei si avvicina. E si pone una domanda che non sappiamo cosa voglia dire. Diamo il corvo al coso. Che va via e prende la chiave. Chi è? Yarintas, grazie per il follow. Benvenuto su Unnecessary Pixels. Non è che dobbiamo usare la penna del corvo col sangue per scrivere il biglietto. Lo speravo di sbagliarmi. E invece avete ragione. Inokid, rinnova l'abbonamento. Grazie, 10 mesi, Inokid. Grazie. Ben arrivata. Si è mosso. Buongiorno, Guerra. Buongiorno. Non ti avevo ancora salutato in real life.
Ah, che allegria! E gli diamo anche l'anello? Ah, come lo amo! Mary. Le scale. È talmente malato che le cose impensabili della normalità qui diventano sensate, esatto. Come c'è una proposta di matrimonio così romantica con l'anello che viene dalla mano di un morto e il biglietto scritto col tuo sangue. Allora, qua abbiamo degli animaletti che posso scambiare, ok. Qua abbiamo dei libri. Qua questo qui va qua. Questo qui va qua perché è l'inizio. E questi qua dove vanno? Perché questi due vanno uno presso l'altro. Così abbiamo una sequenza completa. Il mio problema è che non ho niente a questa altezza qui. Ma ho volendo questo qua. Questo qua e questo qua. E questo qua era giusto. Gli animali non so in che ordine metterli di sicuro. E anche questo qua sotto la vedo difficile. Allora, tu vai qua. Il verde va tra i due verdi, il giallo va tra i due gialli, l'arancione va tra gli arancioni e tu vai qui in mezzo, non credo proprio. Questa è l'ombra o è... Questa è solo l'ombra. Direi a occhio. Tu sei una S, vai bene così. Ok, chi è? Niki C Sportiveggiante. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Il Corvo era reception, qui non è morto, può essere. E questi qua dovrei sapere come si in che ordine si mettono per deduzione. Non è l'ordine della morte nell'altro gioco, vero? No, perché il corvo non è morto. Quindi è l'ultimo. Diciamo di no, che dobbiamo trovarla. Andiamo avanti per ora. Allora, qua abbiamo un foglietto. Ok, ah, eccolo qua sotto, subito. Quindi destra, destra e la U. Quindi. Ah no. Questa qui è questa. E questi qua dobbiamo ancora scoprirli, giusto? Sì. Qui ci saranno tanti foglietti. Poi andiamo avanti, procediamo.
Oh, ho aperto la finestra, cambiamo l'aria. Allora, cerchio cerchio. Quindi questa è una U, questo è un cerchio e questo è un cerchio. E abbiamo trovato anche quello in basso. Ci mancano ancora 1, 2 e 3. Questo qua si strappa. Che sono destra, destra, U. Quindi questa è una U. Sì, era questa. Binocolo. Coniglio, piccione e poi gli ultimi due sono fagiano e renna. Quindi fagiano e renna. Ok. E ho finito. Che bello, l'ho sempre voluto io un passaggio segreto dietro la libreria in casa. Voi no? E per PC e a tempo? A tempo in che senso? Se intendi gratis a tempo, no, non è gratis. Si compra su Steam. C'è il link qua sotto. Sì, anch'io tantissimo, vedi? Che non sono l'unico che voleva il passaggio segreto. Ok. La nascita. Vabbè, vuole da mangiare. Allora, questo è chiuso, immaginavo. Le culle, ci danno un pezzo di rubinetto che igienicamente teniamo nella culla, noi il pezzo di rubinetto. Qua abbiamo Emma Vanderbloom, Samuel Vanderbloom e Albert Vanderbloom. I nostri tre gemelli, Emma i capelli, Albert al ciuffo o sanguina, non so. Tagliamo una pianta, va bene. La maciniamo, direi, a occhio. Cucchiaino con la pozione della nascita. Tenga, signora, faccia nascita. Ecco, ficcato in bocca così. Zotannixb, grazie per il follow, benvenuto. No, 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 non è a tempo, puoi metterci quanto vuoi. Anche perché dura 3 ore e mezza come gioco. Io la voglio, ma solo c'è il dungeon con mostri e loot, se no niente. Spinga! E uno. Tagli, tagli. E due. Proprio come nella vita vera, questo parto. E una placenta, va bene. Da posto, signora. Con le biberon. Va bene. Non posso tagliare il coso. Posso aprire la finestra di nuovo. Piove stavolta.
Signor Cane, buongiorno. Posso avere la chiave? Vuole la placenta in cambio? Mo dorme e mi dà la chiave. Perfetto. Buon appetito, signor Cane. Biberon. Signora, fornisce lei la materia prima? Fornisce lei la materia prima? Tutti e tre? Solo uno? Allora, fatemi vedere se c'è qualcos'altro a sinistra. No, è finito. Qui abbiamo ancora... Ah, a Samuel dobbiamo dare il latte, ad Albert dobbiamo dare il sangue e a Emma... credo dell'assenzio o del succo di mirtillo, non saprei dirvi. Quindi a quello pelato diamo questo. Poi signora, ci fornisce anche delle altre sostanze stupefacenti? Direi di no. Che schifo, non credo che i cani mangiassero placenta, non so se sia vero. Chiude che i pupi si freddano. Ah, il bianco sarà l'acqua, quindi dovrò fare, il blu sarà l'acqua, quindi farò così, lo riempio d'acqua, ecco, lo riprendo e posso darlo al pupo numero, coi capelli, a Emma. Emma è contenta e abbiamo ancora un problema col nostro terzo omino, eccolo qua il sangue, tac! Bambini, siete tutti contenti? Sta a posto. Quello che beve il sangue forse lo terrei d'occhio nel futuro, però... Era vino, però. Che comunque va a tenere d'occhio lo stesso. Sei sicuro fosse vino? C'era scritto bottle with wine. Ah, beh, a posto. A posto. L'elisir. Il rosso non sarà il vino vista la botte? Può essere. Se non hanno una botte di sangue non mi stupirebbe per niente, Arsul. Ma se c'è scritto, c'è scritto. Il nostro amichetto è sceso sotto. Allora, questo pesa una libbra, il più pesa una libbra e il puntino pesa due libbre, ok? Quindi questo pesa una libbra, questo pesa una libbra, questo pesa due libbre, questo pesa più di tre libbre. Quindi vediamo se troviamo uno a tre libbre. L'ondina pesa tre libbre. Ok? Quindi se io lo metto qua e tolgo l'uno, posso dirvi che il cerchietto pesa quattro libbre. Quindi questo è un uno. E l'ex pesa anch'essa 3 libbre? No, pesa 5 libbre il cerchietto. 4 libbre la X. Allora, più 1. Pallino 2. Ondina 3. X4, cerchio 5. Grande Gwenfar che sta facendo questo lavoro. Perfetto, qui dobbiamo mettere un'ondina, 2X e un cerchietto, un'ondina, 2x e un cerchietto. Abbiamo fatto l'elisir, non so di cosa lui vuole l'elisir. Prego dottore, gliel'ho già fatto. Dove lo vuole? Ah, vuol darlo al cane.
Questo elisir porterà vita eterna o morte improvvisa all'alchimista. Ok, proviamolo sul cane. Vada, signor cane. Beva. Come sta, signor cane? Bene, quindi possiamo bere anche noi. Il cane stava bene, noi no. Il cane immortale, esatto, il risveglio. No, forse non siamo morti. Forse siamo morti. Questo vuoi? Volevi questo, sì. Allora. Questi erano facili. Un occhio, che era il posto giusto dove tenerlo l'occhio, nell'ombelico, giusto? Ci sono rimasto male, ma come? Va bene, tutto a posto lei. L'occhio glielo devo mettere nell'occhio. No. Torno dopo, signore. E quanti pezzi ci sono? Allora. Questa sembrerebbe una base, però. Non posso attaccarli separatamente. Questa è la base, va bene, non posso muoverlo da lì. Tu puoi andare qua, direi. Perfetto. Poi tu puoi andare qua. Tu puoi andare qua. Ok. Fin qua tutto bene. Poi. Tu no. Tu no. Tu vai qua. Questa è la base del busto, ok. Uno è il piedistallo del busto, l'altro è la base del busto. Perché tu stai qua, va bene. Ok, abbiamo costruito il busto. Adesso il piedistallo del busto. Il tronco del signore. Il collo del signore. La capocchia del signore. I capelli. E quello che avanza. L'occhio. Che sguardo intelligente, direi.
Poi la lingua va nel vaso. 10 sacrifici, 10 membri della famiglia, una rinascita. Una moneta, un'altra moneta. Ah, sugli occhi del morto. Giusto. Non capisco, Rusty Lake, sì. Le monete vanno sugli occhi del morto, lui apre la bocca e dentro c'è l'occhio, immaginavo. La lingua posso prenderla? No. Perché adesso ovviamente la statua, come logico che sia, mi darà le forbici o il coltello o l'accetta o altri mezzi. Il coltello, perfetto. Zack! Zack! Ciao Arsun! Mangia e torno, buon appetito, Clo! AntecTwix che rinnova 3 mesi per lui, grazie AntecTwix! Grazie per il rinnovo! Ecco, è finito. Il ramo di questo signore è finito qua. Adesso è il ramo di Mary, non volevo fare questo. Ok. Albert, Emma e Samuel. Albert era quello che beveva il vino, ve lo dico subito. Marcio, grazie per i bit. Buongiorno Paolo, come stai? Bene, grazie. Tu? Torno a pranzare, va bene, ma torni poi dopo, AntecTwix. Allora, signorina, mi dia il vaso, non mi dà il vaso. Un nastrino elastico mi ha dato. Lui vuole la farfalla. Il miele. La farfalla non arriva, mi sembra giusto. Lui vuole una fionda. Ce l'ho. Tenga. So già dove stiamo andando a parare. Adesso vuole dei proiettili, giustamente. Delle biglie. E una copertura per il vaso. Allora, copertura per il vaso. Non serve ancora. Tenga le biglie, dottore. Va che fa lo scherzone. Che scherzone. Posso prendere assassati i miei fratelli a lungo. Va bene, il miele. Allora, tu. Il miele lo mettiamo nel vaso, la farfalla entra nel vaso a mangiare il miele, tappiamo il barattolo. Mi sa che devo prendere un po' di sole sul balcone di casa mia, mi sembra giusto. La mano aveva abbastanza latte per tutti e si è arrangiata, capisco. Buongiorno Magico Bue, ben arrivato. Come si vogliono bene questi, ma che facce felici che hanno questi fratelli.
Buongiorno signor Corvo, poveri bambini, le loro vite devono essere piene di tristezza, ma la loro eredità sarà di grande importanza. Se lo dice lei, signor Corvo. Oh, le tre strade. Fertilità, Emma. Buongiorno Emma, cosa vuole dalla mia vita? Un fiore. Un mazzo di fiori, ok. Allora, qua devo fare, allora, prendo il rosso, lo metto qua, no, questo è verde, ok, allora prendo il rosso, e devo andare qua, poi prendo il blu, ok, faccio così, poi devo prendere questo e metterlo qua. Come lo sposto? Non posso ancora, forse. Ok. Quindi lo svaso. Non ho capito però. Cioè io così faccio il viola. Secondo me devi fare il fiore che ti dice lei, lei vuole l'uno, che ha arancione. Lei vuole l'uno che è arancione. Lo vedi nella fioriera gialla in alto. Allora, svasiamo questo. Però non mi ha fatto il fiore giusto. Adesso il fiore giusto. Però non l'ha preso. Gli sguardo del verde per mettere le foglie, va bene. Signorina, tenga. Ora vuole il fiore 2. Signora, tutto io devo fare in sto posto? E poi le spine e abbiamo fatto fiore 2. Tenga, ora vuole il fiore 3 col cespuglietto sopra. Ah sì, c'è, ah, mi è comparso un altro pezzo, ok ok ok. Allora questa è la forma. Pif, le foglioline e il cespuglietto sopra. Va che ce l'ho. Signora, non glielo chiedo per scrupolo, ma va bene così. Vuole il 4, va bene. Allora, per fare il 4, come faccio a fare il 4? Così viene su marron.
Allora, non volevo sbagliarla, mi scusi. Forse senza il rosso? Ok. Giardinaggio fatto da un'ape, esatto. Su commissione, tra l'altro, cioè lei ordina i fiori e... Sì. E quindi? Ah, la fertilità. Tacca incinta della pianta. A posto, signora. Non ci preoccupiamo troppo, va bene così. Bravissima, ha messo incinta la signora, ancora più incredibile. L'orologio. Un ingranaggio. Della colla. Un altro ingranaggio. Una sega. Lei cosa vuole? La sega. Tenga. L'impressione di aver sbagliato. Come ricomincio? Così. Ma perché mi taglia quando gliel'ho chiesto io? Ok. Ora può tagliare. Bravissimo. Non volevo tagliarli. Ok. Così. Tagli. Accettabile. Così, il bricolage. Giochi di bricolage. Ora? Pronto. Che cosa è pronto? Questo qua è pronto. A posto, allora. Dunque, questo qua. Ed era il peso facile. Poi, lei va qui. Lei va qua. Lei va qua. E lei va qua. Ah no, devo mettere gli ingranaggi. Gli
ingranaggi. Allora, lei è troppo grosso. Lei si attacca perfettamente. Qua ce ne vuole uno più grosso per arrivare lì, direi a occhio. Qui, questo ancora non possiamo farlo. Mi scusi, metta la porta. Andiamo a cercare gli altri ingranaggi. Qua ce n'è uno. Perché mai dovrei tagliare dell'altro legno? Mi manca un ingranaggio. Allora, lei va da qua. Lei va da qua. Perfetto che si attacca. Direi che mi manca un ingranaggio. Dov'è l'ingranaggio secondo voi? Faria Maria for Dummies, esatto. Hola Apple Reds. Tutti gli api sono bravissimi. Noi in campagna abbiamo una ventina di arnie e fanno un bel po' di miele. Brave api. Allora, Stompy TV, buongiorno. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Mi manca un ingranaggio, amici, secondo voi? O costruisco? Cosa ha pensato? Vuole un preservativo di legno. Però perché non continua a far fare? Qui non c'è più niente. Quell'affare lì? A quella scritta glu, ok. Ah, ma che scemo. No, pensavo che questo qua fosse un ingranaggio da prendere. Togli questo. Ci ho veramente creduto questo fosse un ingranaggio. Forse è bloccato da quello? No. Ciao Sigurd. Non sono tantissimi i posti dove può essere l'ingranaggio. Sono d'accordo. Se avete delle idee, sono ben accette. La lampadina? No, perché mi rimanda qua la lampadina. Mi manda comunque all'orologio. È un'avventura grafica più o meno, sono una serie di puzzle, più gli stivali suoi non fanno nulla. Il sole non è un ingranaggio. Non c'è tanta altra roba, amici, cosa cavolo ci siamo persi? Perché nessun altro pezzo arriva al cosa centrale. E quindi per forza mi manca un ingranaggio qua. Che porca miseria, pensavo fosse questo, ma non lo è perché è il motore. Tu quassù non vai, quindi testimoni di aver bisogno di un ingranaggio.
sotto la porta degli ingranaggi, questa, e non me la fa, ho chiuso il puzzle sotto e non me la fa più aprire. Non è più interattiva sta roba qua. E non capisco che continui a farmi fare questa roba. Mi dice ready e quindi ready e ready. Non toccano. Grosso centrale e quella destra al posto di questo. Non tocca. Questi si sovrappongono. Questi si sovrappongono. Se io lo metto qua, non tocca. Così. Però mi sembra che questo qua manchi, non abbia il dentino per agganciarsi. Ah, forse così, ho capito. Eccolo. E l'orologio è fatto. Adesso tu mi direi che ora vuoi che segni, vero? Perché sennò non posso saperlo. Vuol fumare la pipa. Howling Todd TV, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Sarà l'alba o il tramonto, secondo voi? O devo rimetterlo alle 8.25 come era prima? Direi di no. Ah, eccolo qua. Minuti sulle 30 e 3 e mezza. 3 e mezza. Nel poster, ok. Tre e mezza. C'è una figura inquietante alla finestra che mi porta una pipa. Grazie signora. Tenga la pipa. Va che uomo contento. Ora vuole accendere la pipa. Pure accenderla vuole. Mi dà anche dei fiammiferi signora per cortesia. No. Emojis 47, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Ok. Io gliela accenderei volentieri, signor Omino, però non so come. Il poster indica un'ora diversa adesso, per caso? No, indica la stessa ora. E come gliela accendo io la pipa? Le lancette non me le fa più spostare, quindi qua non devo far più niente. Buongiorno Landone, ben arrivato. Come stai? Ok.
Immaginavo che la tasca fosse utile, ma mi ero poi dimenticato che fosse utile. Lui fuma. Samuel, c'è già simpatico, fuma la pipa. Passiamo ad Albert. Con quello con l'aria felice. E si vede che c'è l'aria felice, Albert. Cosa vuoi dalla mia? La farfalla, sempre, fin da piccolo volevi la farfalla, Albert. Ma vuoi mascherarti la farfalla, quindi devo vestirti la farfalla? Qua ho dei simboli. Qua su dei tubi. Qui è tutto chiuso. Si metta la maschera di carnevale. Ora che ha la maschera di carnevale. Mi fa vedere qualcosa? Mi sembrerebbe di no. Che in questo momento non cambi nulla. Albert ha la fissa della farfalla, esatto. Allora, qua abbiamo quattro numeri. Qua abbiamo degli affari che si inclinano. L'annaffiatoio lo posso prendere. Posso riempirlo fuori dalla finestra? Sì. Ok, e che me ne faccio dell'annaffiatoio per la finestra? Lo verso qua sopra? Per far uscire una chiave, perfetto. Si è incastrata nel tubo una chiave. Come capita in tutte le migliori famiglie del resto. A chi non si è mai incastrata nel tubo una chiave? Maschera bianca. Come posso aiutarla, Albert? Mi dia un indizio. Caro Albert. Ah, col bianco, ho capito. La maschera cambia la stagione. E c'è dato un ghiacciolo. Se io mi tolgo la maschera, esco, c'è bel tempo. Ok. Se gli metto la maschera blu, piove. Esatto, perfetto. E se gli metto la maschera bianca, nevica. Fantastico. Qua tiriamo fuori l'altra chiave, perché avremo chiaramente un'altra chiave nel tubo, esatto. Chi non tiene, non è che gli si è incastrata, le tiene proprio lì lui. Un po' smanioso fra di stare in casa, ma tutto ok. Abituati perché si va a lunga. Io sto bene, grazie, non ho problemi a stare in casa, guarda. Sono sereno. Adesso il binocolo, a cosa mi serve? Qui vedo le montagne. La vedo un signore che mi dice la freccia a destra la guida verso il basso. Quindi la freccia a destra, lago verso il basso. La freccia a destra, lago verso il basso. Perfetto. Poi, a questo punto gli mettiamo quella della pioggia. Eccolo qua. La U in su e il pallino a destra. Va bene. Vedi che non l'ho cliccata lei. Grazie.
la U in su e il pallino verso destra. Una maschera simpatica. E ora è notte. E sulla luna leggeremo... Salve. 5-2-3-1. 5-2-3-1. Non farò commenti sul fatto che la combinazione ce l'abbia un uomo sulla luna. Ho una farfalla. Adesso sì che sono felice. Ah, che gioia. Giusto? Adesso, chi ci tocca? Io sto parendo sempre dal piccolo più in basso, sto andando sempre a salire. Albert Frank, l'altalena. Un pupazzo rotto, una zucca, che incido a forma di zucca, e mi metto, e mi do la chiave, perfetto. Con la chiave apro questo, tanto recupera il braccio dell'orsacchiotto, la testa dell'orsacchiotto. Qui c'è qualcosa? No. C'è un orsacchiotto, si becchi il braccio, si becchi la testa. O l'orsacchiotto. Ciao bambino. Vuoi l'orsacchiotto? Guarda che caso ce l'ho. Gira la manovella. Bambino, lei mi vuol dare qualcosa? È interattivo adesso. Ah, devo trascinarlo. Ui! L'orsacchiotto anche in questa situazione di tristezza. Prego, bambino, tenga l'orsacchiotto. Ma ragionevole, no? Giusto. Non ci serve più il bambino, l'abbiamo riciclato. E andiamo avanti con la sua storia, perché più in basso. La ricerca. Emma cerca suo figlio, suppongo. So io dov'è Emma. Dell'inchiostro. Ok, dobbiamo trovare dei pezzi di lettera, va bene. B più C più D più A. Ma lei vuol darmi della roba? Dov'è mio figlio? Nel pozzo, Emma. Stia lì che non so cosa devo fare. Buongiorno, signor Passerotto. Ci ho cercato per così tanto, se trovi questa lettera cercami tra le stelle, tua madre.
Ok, abbiamo messo l'inchiostro nel timbrino, adesso abbiamo bisogno del timbro. Un pezzo della cosa, un nostro ritratto con nostro figlio. Questo qui può andare qua, grazie. La foto del bambino, ah, qua c'è un pezzo, eccolo qui. Tac. Che cosa mi manca? Magico buio, un pappagallo vuoi far? Pensa a te. Credo che il fratello si stia vendicando. Sto passerotto greco come un corvo ed è un pappagallo, ma pensa. Allora, qui non vedo più niente. C, B più C più D meno A. Eccolo qua questo. Perfetto, abbiamo trovato l'affare. Tac. B62. Cosa vuol dire B62? B62. Ok, allora uno era il ponte, che me lo ricordo che c'era il ponte. Dov'è il ponte? Il mulino, ecco il mulino. Allora, rispetto al mulino devo metterlo qui. Al centro della chiesetta sono già qua perché 40 è troppo, allora la chiesetta è 33, D è 33, il mulino è qua, A è 4. Perfetto, B è 62, bravissima Gwen. E C, abbiamo ancora un ponte da trovare. Ponte, eccolo qui. 35 il ponte, direi. A questo punto dobbiamo fare B 62 più C 35 fa 97 più D 120-130. Meno 4, 126. Ho fatto conto giusto al volo o vi correggete voi? Ho fatto conto giusto al volo. Abbiamo preso il timbrino. Lo possiamo chiedere al bot. Fai i conti solo da Isaac, è vero. Un messaggio che daremo al piccione. A posto. Dov'è mio figlio? Non lo so. Chi è? Ferdilix, grazie per il follow, benvenuto sulla Necessary Pixel. Signor piccione, lei è molto simpatico. Ok, perfetto. Ora seguiamo anche la dinastia del piccione. Lo scopriremo dopo. La fortune teller. Piccione, dispregiativo piccione. Non è descrittivo, è dispregiativo, è diverso. Allora, il bambino c'ha il simbolo così. Qui ci serve una chiave. Signora, buongiorno. Ah, ok, sono i tarocchi, fantastico. Allora,
I tarocchi sono semplici da riconoscere, spero. L'appeso alla chiave senza denti. Quindi l'appeso alla chiave senza denti. Tac. Poi abbiamo il diavolo col pallino, l'imperatore con la freccetta. Il diavolo va sul pallino, l'imperatrice va sulla freccetta. La morte, che è questo, al triangolo. Lui è nell'albero e al cerchio. L'eremita al cerchio. E per curiosità, le stelle dove le vedevo? Le devo dedurre le stelle? Probabilmente sì. L'armadio? L'armadio, fammi vedere. No. Qua non c'entra niente. Lei ha qualcosa da qualche parte? No, l'armadio, Paolo. C'è il simbolo sotto la stella. Ah, c'è una stella, hai ragione. C'è una stella col simbolo sotto, è vero. È oggettivamente vero. Grazie della chiave, signora. Sì, c'è la stella enorme col simbolo. Avete ragione voi. Per questo li giochiamo assieme, che voi vi accorgete delle cose che io non... sono scemo e non me ne accorgo. Signora, io suppongo lei voglia questa, non so neanche a chiederglielo, guardi. Imperatore, il cerchio con gli occhi che sanguinano, l'impiccata. Non ho capito cosa vuole da me. Che io cambi le carte? Sì. Allora, l'eremita era qua così. Il diavolo aveva la freccia in su. L'impiccata aveva il coso qua. La morte aveva il... Non mi ricordo più, andiamo a vedere. Allora, l'eremita ha la chiave, va bene. Il diavolo tira al triangolo. Le stelle hanno la freccia in giù. L'imperatore alle C. Quindi imperatrice alle C. Le stelle hanno la freccia in giù e la morte al palletto. Famiglia, il capo con i tizi, lui che urla, il corvo. Va bene, ci ha predetto grande fortuna. Ciao ragazzi, qualunque, buon pomeriggio, buon weekend. Lembris Lakes. Ok, torniamo dal nostro amico Allegro. Il gioco delle menzogne con Mary, Ida, Samuel e Albert. Buongiorno. Samuel, Emma e Albert, va bene. Qua c'è la foto di famiglia. Qui abbiamo il signore incorniciato. Ecco la chiave con la quale apriamo la finestra. E prendiamo il diavolo. Poi Emma Vanderboom trovata morta, incidente al Rusty Lake Hotel, va bene. Qui abbiamo una sequenza di numeri. Aspetti un momento che prima leggo questo. La High Priestess dice sempre la verità. Il diavolo mente sempre. Il carro mente una volta sola. L'imperatrice dice la verità una volta sola. Guarda fuori.
Allora, questo è vero. Sua sorella è morta, è vero. Il locker inizia con 37. Quindi lui può essere il carro o l'High Priestess. Tocca a lei. Una chiave nascosta sotto il newspaper. Andiamo subito a vedere. Non volevo vedere la finestra, mi scusi. Mi sembra che sia una balla. Il diavolo ha la mia foto nel suo taschino. Il diavolo può essere solo uno di loro, potrebbe essere lui. È vera. Quindi lui è il diavolo. Ok. Lui è il diavolo. Questo lo sappiamo. Lei ha detto la verità almeno una volta e ha mentito almeno una volta. Quindi lei è il carro. No, potrebbe essere il carro o l'imperatrice. Dipende se è 37 e 46. Giusto? Ok, uno di due ha mentito su questa cosa. Cosa ci dice la signora? Guarda il diavolo. Guardiamo il diavolo che mente sempre, hai ragione. Non amo Ida. Mio fratello non è sposato. Una carta nascosta a destra del dipinto. Lui mente sempre. Non ci dice niente di utile, però. Sappiamo che una carta non è nascosta a destra del dipinto e non ce ne frega niente. Questa è una menzogna perché era nel bordo in basso a destra. 94 per il finale e estate. Non le dice la carta, la chiave era di là. Allora, 94, abbiamo solo due combinazioni, quindi questo non può che essere 94. Difatti, perfetto. Quindi, cominciamo da lei. Questo è falso, questo è vero, questo è falso. Quindi dice la verità una volta sola lei. Siccome dice la verità una volta sola, è l'imperatrice. Lui ha detto sempre la verità perché inizia, sua sorella è morta, sì. Inizia col codice 37, sì. E una chiave nascosta nell'angolo in basso destra del dipinto, sì. Quindi sono tutte vere. Essendo che sono tutte vere, lui è il carro. No. Lui è l'High Priestess, quindi lei è il carro. Che ci dice che mente una volta sola. Una carta nascosta nel top left corner della foto. Andiamo a vedere. Quale foto? Che ce ne sono due. Eccola. Quindi questa è vera. Questa è vera e questo è falso. Conseguentemente, dottor... No, lei stia lì. Lei stia qui. Mi dà l'altra carta per cortesia. Così sono date, giusto? Guarda fuori adesso. Buongiorno, omino simpatico. A lei ci piace le maschere. Se la metta.
Che bel giochino. Da fare coi parenti. Ok, adesso passiamo a... Questo è più in basso di quella o no, secondo voi? Secondo me sono alla stessa altezza. Quindi torniamo al nostro piccione. Il dipinto. Ma sappiamo già che non fai una bella fine, lo sai? L'avevo appena detto. Allora, una chiave. Cosa ci posso aprire con la chiave? Questo qua. Allora, un'ampolla, un pennello, delle bacche per fare il colore rosso. Un'ampolla dove mettere il giallo? Esatto. Dell'olio, va bene. Poi non c'è nient'altro qui. Questo qua conta sempre albero. Sì, io metto il rosso qua dentro e lo schiaccio. Poi devo mettere l'olio. Sì. Intingo il pennello. Perfetto. Signora mi dica, dov'è mio figlio? È sempre quello, mi dice. Signora, capisco che c'è il suo problema, ma sta a dipingere. Allora, la rosa è rossa. Quindi questo va rosso. Ok, questo va rosso. Quanto deve essere preciso secondo voi? Poi abbiamo del nero, che sono le due persone, direi, a occhio. E l'albero è arancione. Quindi l'albero è arancione. Va, che bel dipinto che stiamo facendo. Le persone sono nere. Un dipinto chiaramente di una che sta bene. Siete d'accordo? Anche che bei parenti, è vero. Cruciform, ciao. Per non inquietante, sono d'accordo, esatto. Come il resto di questo gioco. Del resto. Ok, non l'ho tirata io questa riga, casomai non fosse chiaro. Allora, io non ho però il giallo e non ho il bianco. Ecco il bianco e forse ecco il giallo. Ecco il giallo. Ecco il bianco. Come ho detto. La casa è bianca e il terreno è giallo. Ma lui le ha colorato meglio, è di me. La casa è bianca e il terreno è giallo, abbiamo detto, giusto? Cominciamo dalla casa. Ma io posso far così e fare così e me lo do per buono. No, bravo gioco. Molto bravo che non me l'hai fatto fare così. Apprezzo molto. Perché visto che mi fai fare il dipinto, fammi fare il dipinto. Giusto? E poi la bella casetta bianca. Bianca come la felicità di questa famiglia, che come avete potuto già capire è una famiglia felice. Buongiorno signora. Piange e muore così.
Ciao, ma Craige. Nessuna cena, ogni storia di una famiglia. Esatto. E qua si separa e... Di chi mi racconta la storia? Se lei muore su questo ramo. Del figlio. Mi racconta la storia, chiaramente. Ah, vedi? Albert. No, non volevo fare... Vabbè, troppo tardi. Facciamo Albert. Torna indietro. Bravo. Dobbiamo fare prima... Ida che sposa Samuel. Amata da Albert. Ah, siamo al ritratto di famiglia. Perfetto. Che l'abbiamo visto già di là. Che l'abbiamo visto già di là, esatto. Sì, forse da fare in ordine ogni ramo per ramo, forse. E no, perché puoi sbagliare orrendamente l'ordine dei rami. Secondo me è volutamente così... Collegato. Sì, semi in disordine. Perché in realtà le cose, se le fai più o meno assieme, le fai più o meno tutte in ordine. Se fai il ramo per ramo vedi una storia, ma poi quando ricominci la storia di fianco, secondo me ti perdi i collegamenti, i fini collegamenti. Qua al limite ne hai uno prima, uno dopo, capito? Allora, sto cappellino qua è chiaramente suo, signora. Questo brutto è suo. Lei si sposa, si mette al velo. No, non volevo... Allora, devo solo mettere le cose, perfetto. Di qua non c'è niente, quindi devo... Torno giù, venga qua. Allora. Non lo so mica. Qui non c'è più niente. Là non c'è più niente. Qua c'è la foto di famiglia. Solo lei sorride, la foto di famiglia. Lei sorride. Quindi è contenta di avere il non avere il cappello. Loro sono tristi, quindi i cappelli sono sbagliati? Mi sta dicendo questo? Proviamo. Allora, togliamo il cappello a lei. Togliamo il cappello a lui. Mettiamo questo cappello qua alla signora. E questo a lui. Ma che belli che sono. Questo può essere il suo? Questo può essere quello del bambino? Ok, meglio. Loro tre sorridono, uno, due, tre sorridono. Il bambino non mi sembra convinto, o sorride sempre il bambino, non saprei dire. Mi ridia il cappellino. Tenga il suo cappellino. Sukaciu, buongiorno. Marito, buongiorno. Clicca verso ogni volta che clicchi, sì, ma sorride. Alcuni sono fermi, gli altri cambiano espressione. Suppongo che quelli, se a lei metto l'altro cappello, non rimane triste, non cambia espressione. Sto cappello di sto bambino non mi quadra ancora. Ma chiaramente non va a lui. Allora vi faccio vedere cosa intendo. Togliamo tutto. Se io vado qua e clicco adesso, no, gli stessi sorridono a me gli stessi. Va bene, se io metto il cappello sbagliato alla vecchia a sinistra,
No, sorride lo stesso, non cambia niente. Va bene, come non detto. Però mi sembrerebbe più 1, 2, forse segno più solito 3. Che sorridono vuol dire cappogliano il cappello. No, con 4 cappelli e 3 sorridenti. A meno che il cappello questo qua brutto non vada al bambino, che può essere benissimo. Che sorride sempre, in effetti, il bambino. Allora, così mi sembrerebbe sensato, posso dirlo. E questo di qua non ne ho ancora idea. Ma hai provato a fare una foto senza mettere il cappello al bambino? No. Cioè, così dici? Se clicco sulla cosa, se loro sorridono o no. Bambino ogni tanto guarda fugacemente le tette della nonna. Cerca di non farsi scoprire. Forse premere una volta per lato della figura geometrica. Vediamo. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bravo, chi ha detto? Bravo, crucifondata. Allora no, il cappello del bambocchio probabilmente. Questi sono i vertici, quindi 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Difatti, il cappello è chiaramente del marmocchio, sono d'accordo. Posso mettere anche a lei la maschera, va che bella. Tanto lui si mette la maschera perché ha la voglia sulla faccia. Quindi gli mettono la maschera perché si vergognano, probabilmente. Punto lì con un codice morse, non è in verde, è più facile quello che ci fu andata. E abbiamo fatto la foto di matrimonio. Torniamo al nostro allegrone. Voodoo. Mi sembra che sia. Siamo passati al voodoo. C'è il fratello nell'altra stanza. Ma lui vuole fare il voodoo per rubargli la moglie? Un occhio, una X, va bene. Un occhio, nient'altro. A lui mancano i due occhi del coso. Perfetto. Qua vuol mettere della roba. Qua c'è una candela forse da accendere. Una scatola. Niente di tutto questo è interattivo. Prendiamogli la pipa. Lui vuole una maschera. Questo vuol dire che vuole una maschera. Immagino che gli occhi gli mancano e voglia prendere dal fratello come nella visione di prima. Qual è il miglior modo per vendicarsi dei fratelli che aspettare che siano felici per poi distruggerli? Mamma mia. Ho acceso la candela. Adesso ho una candela accesa.
che non va qua su. Grazie per essersi fermato, dottore. Ah, ok, fermi tutti. Chiaro. Allora, torniamo dalla sequenza. Beh, giustamente sono bamboline voodoo. Giustamente. Lei è così, giusto? Giù e dritto. Lui è giù e su. Supponendo siano in quest'ordine, chi può dirlo? Giù e su. E non lo so, perché ho tre bambole. Credo il fatto che quando è giusto si accendono le luci. E anche nell'altro così, elegante sistema. Quello è il mio... Puoi usare la candela con la scatola degli omini? Non so perché dovrei, ma... Ah, sono rotanti. Ok. Quindi. Prego. Nella navigazione sbagliata ho aiutato, esatto. Puoi muovere il braccio di tizio con la maschera da cervo e no. No, se clicco su di lui mi dice cosa vuole. Non mi dice, non mi fa fare nient'altro. Lei vuole la maschera. E la problematica è chiaramente qua. Ho tre bamboline voodoo. Qua ho due vasi di acqua, apparentemente. La prima sulla lanterna. Le lanterne sono, sembrerebbero tutte, anche provate anche con la candela, ma non mi ha messo neanche la candela, che era una, come dire, conclusione ragionevole. Simone The Fan, grazie per il follow, benvenuto su Necessary Pixels. Candela su bamboline. Siete arrivati a quel punto in cui no, hanno già provato comunque, sì, non fa niente. Mi ha trovato una logica.
A caso, secondo me, ci mettiamo una vita e mezza. Allora, io ho tre bamboline voodoo. Ah, aspetta. Lui ha gli occhi aperti e la bocca chiusa, e va bene, e devo metterlo, facciamo un esperimento. Ma sull'altro non funzionava, dannazione. Su di lei non funziona, su di lui funziona. Non ho parole. Trasformiamo il nostro cognato in un candelabro. Cioè, il nostro fratello in un candelabro. Se avesse più braccia ci festeggiamo anche la nuca. Mettendo nella stessa posa le due bamboline, poi guardando il fumetto, che fa il tizio con i baffi? Forse gli fa alzare le braccia per bruciare la corda. Allora, proviamo a fargli alzare le braccia per bruciare la corda. Credo che tu abbia appena avuto la lanterna perché ha fatto rumore. Sono d'accordo. Vabbè, bravi a chi ha detto questa cosa. Ora possiamo aprire la scatola, grazie. Un ago. Buongiorno signora. Che lei non si può muovere più, perfetto. E lei tiene gli occhi chiusi, giustamente, lo dico nel centro in chat. E lei ha gli occhi chiusi. Ancora la bambolina di no, sì. La bambolina di lei si muove ancora. E la bambolina di lui si muove ancora. Sì. Se tocchi gli occhi di due uomini. No. Questo livello è impestatissimo. Allora, se tanto mi dà tanto, lei è giusta, lui è giusto. Lui sembrerebbe avere
capito la soluzione delle facce. Lui non ha gli occhi chiusi. Posso covargli gli occhi? No. Però probabilmente posso togliergli i bottoni. Togliendogli i bottoni genero due occhi. Posso mettere gli occhi nei vasetti. E anche questa è andata. Non ho capito questo enigma delle facce, sinceramente. Sto andando a cercarlo. Secondo lei ci siamo arrivati a caso? Sì, no, le posizioni delle mani erano giuste. Perché lui con le braccia a mezza altezza era quello con le braccia allargate. Mm-hmm. E quindi ero sicuro delle posizioni delle mani. Ma ho detto, lei vedo la faccia. Di quelli in mezzo vedo la faccia che ha gli occhi aperti e la bocca chiusa. Quello mascherato non lo so, ma ci sono tre facce, la trovo. E in realtà invece quelli in mezzo va la faccia, occhi chiusi, bocca aperta. Sì. E non ho capito. Perché? Va bene, ultimo livello di oggi, dai. Ancora uno. Mi sta piacendo. È simpatico. Allora, abbiamo dei foglietti. Buongiorno. Uno spartito e questo è una A. Lui ha B e C. E abbiamo uno spartito, va bene. Lui ha G ed E. E improvvisamente è diventata la famiglia Addams. E lei ha T. Ed è LTL, perfetto. Spartito, un'ampolla d'acqua che al momento non mi serve. Signora, si calmi. Allora, il violino deve suonare E, G e G. E, G, E, G. Poi. Ah, ho capito perché. Per l'enigma di prima, l'unica che dovevi guardare che cambiava gli occhi e la bocca secondo di come la mettevi era Ida. Ok. Quindi se tu Ida la mettevi con le braccia dritte, lei teneva gli occhi aperti e la bocca chiusa. Se la mettevi con le braccia una sopra e una sotto, aveva gli occhi chiusi e la bocca aperta. Messa con un braccio di lato e un braccio sotto, aveva... Ah, era la faccia di Ida. Ida era l'unica che cambiava aspetto a muoverla. Era dovevi mettere Ida nelle varie posizioni per vedere che faccia faceva una volta che l'avevi utilizzata. Va bene. Trombone A E A E. Quindi A E A E. Il flauto C B C B. C B C B. E il tamburello T L T L. T L T L. Ci sarà del sangue. Dove sono mamma e papà? Te lo spiego dopo. I denti della nonna. Eppure la nonna l'abbiamo salutata. Eppure la nonna l'abbiamo... Oh, si può vedere un po' più largo sta affare, grazie al cielo.
Siamo a 20 su 33. Zio del Tuono, buonasera. Ma quindi non lo finisci oggi? Ci vogliono ancora 2 ore per finirlo oggi. Lo finiremo sabato prossimo. Un'ora, un'ora e mezza ci vuole ancora. 20 li abbiamo fatti in 2 ore abbondanti. Direi che di oggi ci fermiamo qui. Se poi la settimana prossima lo finiamo, iniziamo già quello dopo. Bello, carino e simpatico. Non... è simpatico perché sono tutti stage brevi. Con in genere un enigma stage più trovo un po' di oggetti, combino un po' di oggetti in maniera... c'è in genere c'è un enigma stage, che è carino. È bello ma è inquietante, è vero. Noi lo finiamo sabato prossimo però, non disperate. E probabilmente finiamo questo e iniziamo quello dopo, subito, così, via, pa pa pa. Sì, cambia la mia carica di enigmi, esatto. Va bene, io vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per le sub, vi ringrazio per il follow, benvenuti tutti nuovi. Per i nuovi io sono in live martedì, mercoledì e giovedì dalle 21.30 alle 24 e il sabato dalle 13 alle 15. Noi ci vediamo, se volete, martedì alle 21.30, se volete vedere solo questo gioco dovrei farlo sabato prossimo. Se volete esserne sicuri e venire e sapere cosa venite a vedere quando c'è la live, c'è un gruppo Telegram che vi avvisa di cosa faccio in live quando vado in live, così potete dire: ah, questa sera fa Rusty Lake Roots, vado a vederlo, e venite a vederlo. Grazie per la compagnia, alla prossima, a martedì, ciao.